Allora, due gol, migliore di poi, secondo me, come tecnica mi sei anche piaciuto, mi sei piaciuto davvero tanto. Ascolta, raccontami di te, da dove, cioè, sei cresciuto nel Carpaneto? No, io sono cresciuto nel Piacenza e quest'anno sono passato a Carpaneto e mi sto trovando bene. Hai sempre fatto solo gli allievi o hai fatto anche delle presenze nei juniores nazionali? No, qualche presenza l'ho fatta nei juniores nazionali. Hai giocato? Sì. Ah, hai segnato? Sì. Quest'altro anno però passerai ai juniores. Sì. Ah. Niente, ti faccio i miei complimenti. Vedi che parlo sempre io, no? Quindi. Ciao, grazie. Allora, ti hai preso 6 gol e capisco, però allora io ti ho premiato come miglior in campo della tua squadra per un motivo molto semplice. Hai fatto 3 uscite sull'uno contro uno che sono davvero da campioncino. Poi c'è qualche altro difetto che non stiamo lì a dire, però davvero mi ha impressionato perché non hai avuto fortuna ma intuito, e questo credo che sia importante. Mi racconti di te? Io ho giocato in Salvaganza fino all'anno scorso, poi quest'anno sono passato a Carignano, adesso sono qua a Carignano. Qualche presente anche tu nei juniores quest'anno? Sì, nei juniores poche. Hai giocato? Sì, poche partite, però qualcuno l'ha fatto. Ok, guarda, ti faccio i miei complimenti davvero perché cioè, se ci lavori, se hai quell'intuito puoi arrivare almeno a Chiariano in promozione. Speriamo. Ciao, ti faccio tanto in bocca al lupo. Ciao. Ciao. Allora, mister, quelle partite che un mister non vorrebbe mai vedere, tiose in maniera incredibile, il risultato di 106 a 5 e poi poteva essere 10 a 10, 11 a 11, secondo me... Cioè, non c'è nessuna delle due squadre che meritava di perdere, perché loro hanno avuto occasioni, voi avete avuto occasioni. È stato però un rincorrersi, cioè quasi mai nessuno è andato in vantaggio di 2 gol, quindi è sempre stato un rincorrersi di volontà. Tu come l'hai vista? Beh sì, quello che dici secondo me è giusto, è stata una partita non giocata abbastanza neanche bene, troppi lanci, la palla non si giocava abbastanza bene, quindi le due squadre cercavano di fare quello che di giusto era giusto fare. Abbiamo sbagliato, io parlo per la mia squadra, sicuramente una fase difensiva, fece dei gol anche su palle attive dove un difensore deve essere pronto a fare. Ah sì, avete preso 3 o 4 gol da palle inattive, cioè arrivano sempre prima loro. Però poi i tuoi attaccanti erano prima di loro. Non la buttavano dentro, no. però su calci d'angolo, su punizione, ha preso quasi sempre i tuoi attaccanti. Sì, quello è vero, abbiamo avuto la fortuna di fare bene abbastanza su così, però purtroppo il pallone è strano. Sì, no, a parte che ti dico, io prima te l'ho detto da mister, non è bello, ma da di fuori ci sono divertiti. Vabbè, ah, certo, sicuramente per il pubblico è stato uno spettacolo. Ciao Ale, è brutto dire... È stata colpa dell'arbitro, no, l'arbitro fa parte di una partita, tutti possiamo sbagliare. Poi, cioè, su risultati così sbaglia da una parte, sbaglia dall'altra, cioè, o fa bene da una parte, cioè, anche lì, sai, fuori gioco non era semplice, poi loro avevano il loro 9 che tante volte sembrava in fuori gioco, ma io mi sono messo in linea e ti giuro che 2 o 3 volte gli ha fischiato fuori gioco perché era avanti 2 metri, ma era partito, era molto molto veloce, giocava sul filo. No, però di solito con gli arbitri... Non si parla mai, non si critica mai nessuno perché tutti sbagliamo, anche io come allenatore posso sbagliare, quindi è giusto che è andata così, il risultato forse anche bugiardo, ma... Beh, dottore, io sai, ti dico, per me è un pareggio perché fare i conti delle occasioni da una e dall'altra parte è difficile, quindi di solito le fuori dici, ma non meritava mica di perdere, cioè, no, beh, certo. Funziona così. Cioè, è vero, hai ragione, però... Ma nessuna delle due meritava di perdere. No, assolutamente no, anche perché loro... Ovviamente, essendo una squadra che è una squadra di Serie D, sono gente comunque selezionata, infatti hanno una bella squadra. Niente, mister, ti saluto, ti ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ok, grazie. Ciao, mister. Ciao. Allora, mister, io ho visto la partita, da fuori ci sono divertiti molto, anche col mister del Carignano ho detto, su quelle partite ariose, talmente ariose che secondo me il mister non sono mica molti, molto contenti, però se vinci forse stai meglio. Io penso che da mister avrei detto, cioè la partita da pareggio, perché 10 occasioni da una parte, 10 dall'altra. Voi davanti siete stati davvero bravi quando
forse più di loro quando vi distendavate. Avete il 9 che è anche bello da vedere, sa dare la palla di prima e ha fatto un po' la differenza. È vero che poi avete fatto anche dei gol sulla fermo perché e non li avete subiti, mentre invece cioè, all'attacco li prendevate tutti voi, i vostri gol, e in difesa li prendevano sempre loro. Cioè, diciamo però, che non è stato un risultato dove immagino che l'altro allenatore non apprezzi dalla panchina no. la sconfitta, ma anche la vittoria non è un risultato. Per difendere i ragazzi posso dire che noi siamo veramente da un po' che abbiamo qualche problemino per allenarci e tutto, quindi a loro difesa posso dire questo. Diciamo che davanti quel ragazzo di che mi parlava sicuramente oggi ci ha fatto la differenza e durante il campionato ha fatto vedere che è un ottimo giocatore. Sì, adesso avete vinto 6-5, c'era il nostro operatore che diceva ma insomma devo metterli tutti i gol, fai anche 10 minuti. Sì, ne abbiamo anche forse regalati un sì, però anche loro, sì, dai, sì, cioè, è stato, io ho premiato il loro portiere come miglior giocatore, anche se per dire, se guardiamo la partita intera, per le 3-4 uscite a terra che ha fatto di intuito e non di fortuna. Sì, quando sono andati in vantaggio con il gol su 5-4 lui l'ha tenuti a galla un paio di... Sì. Però è una partita, visto anche il minuto in cui abbiamo fatto gol, che il pareggio ci stava. Ok, mister, ti ringrazio, ci vediamo alla prossima. Domani sera. Ciao. Va, domani sera abbiamo messo qua. E abbiamo un recupero qua. Domani siamo pronti. Auguri. Grazie. Ciao, mister. Yeah.